Adesso stavo di venire qui preparandomi qualcosa di concreto, di scrivere delle linee, invece sono venuto qui con la stessa idea. Questa è la risposta che porterò con me in tribunale se mi manderanno a processo per aver difeso il mio paese. Questa voce e questa piazza. Alla faccia di qualche ben pensante da salotto, in Emilia Romagna c'è la lotta alla droga senza se e senza ma. Piazza per piazza, negozio per negozio, palazzo per palazzo. Ho trovato addirittura qualcuno che a Ravenna era segretario di Rifondazione Comunista, qualcuno di famiglia di tradizione contadina, operaia e partigiana, che mi hanno detto: io domenica voto Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri e della casta. Le elezioni domenica 26 gennaio non le vince, le stravince. Dipende da voi. Viva l'Emilia Romagna, viva la libertà, viva la democrazia, viva la Lega. E se vinciamo, mandiamo anche a casa Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. E io non credo che noi dovremmo andare a chiedere con insistenza le dimissioni di questo governo. Perché? Perché se non ci fossero le dimissioni che questo governo delle sinistre, delle quattro sinistre, volesse continuare a stare lì, a Palazzo Chigi, l'Italia non sarebbe nemmeno più una democrazia. Perché democrazia significa governo del popolo, ma il governo sempre attraverso elezioni della maggioranza del popolo sulla minoranza. Chi si avrebbe una minoranza con un governo dittatoriale nei confronti della maggioranza? E la sinistra è già un... Allora, lista, popolo della famiglia, cambiamo, chiamo il governatore. Perché siamo quelli che stanno portando un futuro e stanno proponendo un futuro migliore all'Emilia Romagna. Noi non siamo quelli degli insulti. Io penso, vorrei dirlo perché magari non tutti lo sanno, di aver ricevuto così tanti insulti in questa campagna elettorale: perché donna, e perché vestita troppo attillata, e perché parlavo, e perché non parlavo. Ma sapete perché? Perché hanno paura, perché questa volta noi liberiamo la nostra terra, questa volta noi siamo stessi. Siamo qua, lo sappiamo, anche tante televisioni nazionali hanno cercato di nascondere questo.
quello che qua non funzionava.